Amici dei fumetti, eccoci qua. Oggi recensiamo un'opera che ho atteso il proseguimento delle uscite perché non volevo incappare nella problematica di Topo Mystery, che purtroppo vi ufficializzo dopo 4 mesi ha chiuso. Infatti non è uscito il numero a settembre e oggi che appunto ne abbiamo 18 di ottobre non è uscito neanche il numero di ottobre. Quindi io ero entusiasta di questa testata che sto per recensire, ma per il timore che appunto essendo bimestrale e che non attecchisse, che in qualche maniera potesse avere delle problematiche anch'essa nelle uscite o nella continuazione della stessa, ho atteso. Fortunatamente, essendo bimestrale ed uscito il primo numero ad aprile, poi fortunatamente è uscito anche il numero di giugno, poi fortunatamente è uscito anche il numero di agosto. E fortunatamente oggi è uscito il numero di ottobre. A quale testata mi sto riferendo? Mi sto riferendo a una testata che prende spunto da una collana di libri appunto che vengono venduti nelle librerie, no? Dove appunto vengono viene chiamate le più grandi storie. E ogni volume di questa collana che troverete, credo che sia della Giunti, non vorrei dire una sciocchezza, sì, è della Giunti, questa collana tratta di un argomento specifico, un tema, per così dire. La Disney, giustamente, per conto suo, avendo l'imprimatur della Panini, ha visto bene di farsela in casa, perché giustamente dare una licenza e dover dividere le spese quando se la testata può aver successo è tutta roba tua. Ogni tanto la Panini capisce. Tra l'altro la veste grafica, come è stata strutturata, è stupenda. Allora, la collana si chiama Le più grandi avventure, di cui vi mostro il primo volume. Ok? Vedete cosa campeggia sotto in copertina? Storia. Quindi ci sono tutte, in questo primo volume, appunto, che si chiama Le più grandi avventure storia, sono tutte avventure di Topolino, Pippo, Pluto, Paperino, insomma, tutti i mondi di Topolini e di Paperopoli che in qualche maniera hanno dei riferimenti con storie. Quindi sono degli adattamenti, sono delle parodie, insomma, tutto quello che può avere un riferimento con la storia. Poi luce in fondo no, in corso d'opera, il secondo volume, appunto, delle più grandi avventure, si intitola Spazio. Ovviamente qui, non c'è bisogno che ve lo dica io, si parla delle avventure spaziali che sono state pubblicate nel corso degli anni su Topolino, sull'Almanacco, sulle testate speciali, ma soprattutto su Topolino, perché fondamentalmente Topolino, di cui tra poco vi farò una sorpresa, come vi avevo già anticipato, è, diciamo, la fucina senza fondo a cui attingere appunto per le storie da pubblicare nelle varie testate, diciamo, spin-off, chiamiamole così. Col vantaggio che però appunto si può creare una collana a sé stante, appunto come questa che si chiama Le più grandi avventure. Quindi ad agosto è uscito il terzo volume, Le più grandi avventure sport. Quindi parodie sui mondiali, sulle Olimpiadi, sulle Olimpiadi invernali, sono tutte quelle avventure che di volta in volta Topolino ha dedicato alle manifestazioni sportive che di volta in volta venivano ad esserci e esistere nel mondo reale nostro. E quindi, luce in fondo, oggi il numero 4, che è uscito proprio oggi, fresco fresco di stampa, che appunto si intitola Horror, dedicato ovviamente alle storie di fantasmi, di mostri, insomma, tutte quelle cose in maniera sempre scanzonata, sempre ironica, sempre in stile Disney, ci mancherebbe altro. E questa collana, oltretutto, è anche bella corposa perché, come vedete dalle coste, è un bel balenotterrino, bel formato, ogni copertina ha la sua colorazione a sé stante, numerazione cronologica, quindi la Disney intende continuare nel tempo e avete visto che campeggia la scritta Le grandi avventure. Io trovo che sia giusto, perché di volta in volta uno magari si prende il numero e si dedica all'argomento in essa contenuto. Per cui faccio i miei più sinceri complimenti alla Panini, perché sono stato tacciato di essere spesso e volentieri severo e cattivo con loro, ma quando la Panini fa qualcosa di fatto bene, io non ho nessun problema a fare i complimenti a loro. Di conseguenza, Le grandi avventure, di cui potete recuperare il quarto volume in edicola, e se li avete persi, i primi tre li trovate sul sito della Panini stesso, oppure su eBay, oppure nelle fumetterie ben fornite. Ve lo consiglio perché sono tutte storie pubblicate tra gli anni 70 e anni 2000 su Topolino, anche forse oltre il 2000 su Topolino, e sono ovviamente le più belle selezionate ovviamente dalla redazione della Panini, che si occupa appunto delle pubblicazioni Disney di Topolino e soci.
Quindi questo è quanto. Le più grandi avventure, bella testata, speriamo che continui, perché fa bella mostra nella mia biblioteca e spero nella vostra, insieme ai classici, insieme a PK, Paperinik, Zio Paperone, chi più ne ha, più ne metta. Ciao a tutti!